No, ma che tocca a tanti, ci attendono giorni duri. Oh, che non scherziamo, che sto, altro che Isola dei Famosi, questo è l'Isola dei Fenomeni. Ma i fenomeni, però vedete che abbiamo tutti i fenomeni da baraccone. Ma pensa sta roba, E allora, benvenuti ufficiale questa sera alla prima puntata dell'Isola dei Fenomeni. Ce l'abbiamo fatta e non è servito neanche l'elicottero. Pensate che sono arrivate in macchina, tutti quanti in macchina, quindi speciale, bellissimo. Allora, oggi i ragazzi veramente dovranno affrontare la loro prima prova. La loro prima prova consisterà, giustamente voi lo sapete a casa, che il nostro vuole essere un reality utile socialmente, quindi vuole fare del bene al prossimo e del bene alla società. Perciò la prima prova di oggi, di questa puntata, è quella di andare con del materiale fornito dalla produzione a pulire delle zone di Playa Sesuda, perché Sesuda, no desnuda, Sesuda, quindi andare a pulire queste zone di, proprio veramente di Roma, che purtroppo sono un po' abbandonate, quindi sono sporche, ci sono i fazzoletti, ci sono le sigarette, le bucce di banana, quindi veramente delle cose incredibili. Quindi i nostri ragazzi sono deputati ad andare a pulire queste situazioni. Il più veloce di loro, anzi siamo buoni, i più veloci di loro, quindi ci saranno due vincitori questa puntata, potranno avere il famoso premio che vi avevo annunciato nell'anteprima dell'Isola dei Fenomeni, che è appunto quello di passare un po' di tempo con due super modelle. E che modelle che abbiamo veramente in puntata, beh, le vedrete dopo, perché sicuramente ci sarà un vincitore. Quindi io adesso do la linea ai miei ragazzi, che so che sono alla Playa Sesuda. Linea, ragazzi! E grazie per la linea, Giorgia, siamo qui alla Playa Sesuda. E ecco Mirko, ecco i concorrenti che bisticciano tra loro perché vogliono vincere a tutti i costi. Vincerò io! Io il grande scopatore. Insomma, in questa playa si suda o no? Si suda parecchio. E attenzione al microfono, per favore, fatevi di là. E, come potete vedere, qui all'Isola Tiberina si sta sudando parecchio. Ma guardate, anche lì però. Io faccio il conduttore e te scopo, almeno dovessi vincere la modella. Allora Geo. No, no. Che dovevo dire? No. Ma è meglio che lo riprendi. Grazie. E allora Giorgia, qui il tempo è sempre cattivo, brutto, mentre loro continuano a sudare parecchio. Ti rimando la linea. Ciao, a più tardi. Ed eccoci di nuovo tornati in studio. E allora grazie Paolo, sì, grazie di avermi descritto la situazione, perché giustamente io non li posso vedere. Veramente sono molto attrezzati, sempre con la loro divisa, il loro impermeabile, veramente ormai affezionatissimi al loro impermeabile. Meglio così, perché sappiamo che l'isola decide queste situazioni di maltempo. E infatti veramente gli è stato offerto ai nostri naufraghi questo kit, che è diventata proprio la loro divisa, perché appunto il tempo è veramente birbantello, per usare un termine gentile e non dire altro. E allora sono contenta veramente che si stanno impegnando, stanno facendo qualcosa veramente di utile e fruttuoso, quindi veramente sono molto felice, Paolo. Però c'è una postilla, perché è vero che tutti i naufraghi devono pulire oggi, però
però uno di loro, che è San John, che è il cartellonista, invece ha una prova speciale a parte, di cui vedremo l'esito fra un mese. Quindi è una prova, diciamo, più particolare, perché noi siamo stati contattati da Ilenia dalla Sardegna e abbiamo aperto una raccolta di abbigliamento e di scarpe. E quindi, prima di farlo entrare in studio, vi voglio anche ricordare che l'Isola dei Fenomeni è veramente aperta a qualsiasi tipo di iniziativa benefica, anche se siete vittime di bullismo e semplicemente volete sfogarvi con noi, potete iscriverci alla nostra fan page di Facebook, l'Isola dei Fenomeni, e noi tramite posta privata leggeremo tutti i vostri messaggi e cercheremo di venirvi incontro, perché sapete che noi vogliamo fare questo reality con prove a scopo di aiuto, insomma, quindi non vogliamo essere soltanto delle persone che si divertono, ma renderci comunque sia utili. Quindi adesso, tra pochissimo, farò entrare Francesco San Giovanni, che ha questa importante missione di comunicarvi con il suo cartello, e per un mese, avrà un mese di tempo per fare questa raccolta, quindi lui vi comunicherà i dati e maggiori informazioni per questa raccolta. Quindi io direi di accogliere Francesco San Giovanni. Vieni vicino a me, Francesco. Inquadriamo, regia, il cartello. Grazie, Giorgia. Stiamo facendo una raccolta per Ilenia dalla Sardegna. Ha bisogno di scarpe per bambini e scarpe per donna numero 38-39 e per bambini 23-24, più capi di abbigliamento. Quindi raccoglieremo tutto, indumenti e scarpe, e poi saranno spediti a questa signora che ha tanto bisogno. Grazie. E queste sono le terribili condizioni in cui versa la parte superiore della nostra isola tiberina. Sappiamo che una delle prove dei concorrenti, appunto, quella di pulire Playa Sesuda. Quindi questa è Playa Sesuda, una delle zone di Playa Sesuda, e vedremo i nostri concorrenti che si attiveranno e nel minor tempo possibile dovranno pulire questa enorme sporcizia. Quindi chi vincerà di loro lo sapremo, e soprattutto lo sapremo a brevissimo chi avrà la possibilità di avere con sé le due bellissime modelle. Sono arrivato tardi. Guarda che c***o di premio che si sono presi questi. Questi sono il premio di quelli di qui. Non c'è la mia. La prossima volta mi piazzo qua. Un controno. Metto qui contro, faccio il tronista.
ma mi devo acchiappare, rimorchiare tutte le femmine, le gnocche turiste che passano. Un trono, una tovaglia rossa, una bella corona rimediata prima di carnevale che mi arriva. Mi acchiappo, ma rimorchio tutte le femmine, le turiste che acchiappano, se lo faccio vedere io. Altri quattro. Forza, vediamo un po', il tronista, lo faccio vedere io i premi, mi acchiappo tutti. Di vostra. Non ci sono segreto, ma va! Evviva! Ho vinto la prova di Playa Sesuda! Il pappagallo! Ah, ecco! E questo mi serve! Mi vuoi sposare? Ma cosa stai dicendo? Sei matto? Sono pazzo di te. Oh. Ci sogno pure la notte. No, no, è impossibile questa cosa in genere, è impossibile. Ma quando mi ricapita una cosa si... Ma non esiste proprio. Viva gli sposi, no, viva gli sposi. No, in tutto sogno. No. È impossibile. Oh. Oddio, oddio. Sei proprio matto. Sì, ma di che... No, no, no. Dammi la mano. Devo lo portare a cena. Mi hanno ritirato i tavolini. Mannaggia, come se... Vabbè, sediamoci qui. Mamma mia, che posto. Sediamo proprio qua. Sediamo. È così. Però... una buona faccio? Parola su di me, ce la potresti dire. Cioè, una come me vuoi farsi sedere qua? Hai ragione pure tu, ma come fa? Pure io dove mi siedo? Come no. Faccio? Oh, allora, Dio, Fantozzi, che proviamo qua? Vediamo un po'. Madonna santa. Ho portato pure i fiori. Ritirando pure i tavolini, ma pensa. Io lavoro come modella, poi ci stivate. Lo vedo, lavoro che prevestite. Questi cose, e tu? Che porti questo posto qua? È vero, ma non sapevo che mi ritirano i tavolini. Ma come se possiamo bisogno di... potresti dare un aiuto, una mano, una possibilità di aiuto. Sono simpatico. Sì, sei simpatico, ma non lo so. Ho appena finito di scopare quanto costava. Però se c'è da continuare a scopare, l'energia non mi manca, sei Selena? Ciao, sono Selena! Complimenti! Sono il tuo premio! Ah, ciao! Ciao! Vabbè, va bene, a scopa la usiamo dopo! Va bene! Ma... non so come c'è da carbonare, quindi se c'è da scopare non mi mancano le energie, capito? Riprendo la scopa e continuo a... Ma senti una cosa, io sto a caso! No, no, guarda... No, perché lì c'è sta playa... No, ma guarda, c'è nuvole! No, che come? No, ma non ti preoccupare, sto voglia di via. Allora sfoglia, dai, già sta venuta, tutto quello che ma fa freddo! Mazza, sei più bella che la sorella di Belenzita. Grazie, guarda, ti do un bacio. Andiamo a fare la passeggiata. Me ne dai tanto? No, uno solo. Vabbè, un altro. Ma non mi posso, sto io scioccato. Ma no, perché a me è freddo. Ma mi riscaldi tu? Guarda che c'è la scopa qui, Scopriamo un sito, ho detto facciamo i miei turbini, vengo pagato apposta. No, io faccio le mie turbine. Viva! Viva gli sposi! 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 Ma che bello, ma che bello! Ancora, senti, sì! Dai, luce, senti, ma pure questa c'hai trovato, ma che è? C'è da scopare pure per te, che è? C'è da scopare, va! Ciao! No, ma dove vai? Fermati! Vieni qui! Ma è il mio prezzo! No, che prezzo! Non vuoi! Facciamo un bam bam! Magari! Bunga bunga! Bunga 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 bunga! Facciamo il trenino! E il trenino! Andiamo là! Vieni
Dove vai? No. Oh, c'ho le mani fredde, scusa, ma tu la porti? Ma lei sale con noi, è lui. Ma è il mio premio. Ma quale premio? Dai, siamo bravi, su, Va bene. Amatevi, amatevi. Va bene, andiamoci a fare la vita. Che fai nella vita? Io faccio la modella, filo e faccio anche la fotomodella. Perché no, l'attrice magari. L'attrice te la faccio fare io con una scopa. Guarda, con una scopa fa tutto nella vita. No, guarda, lasciami la scopa a me. Forza, andiamo, vai. Era il premio mio, devo pure soffrire. Eh sì, già me ne soffro le teste. Dai, tu andiamo. Io no. Ma io non devo soffrire, sei il premio. Tu vai, tu hai la scopa. Ma senti un po', ma che ti ha pagato per darti questi due baci? Sei geloso? Devo fare un articolo sul giornale, lo devo portare. Quanti me ne ha dati? Uno e due. Devo fare un articolo sul giornale, sennò che gli porti in redazione, dimmi la verità. Allora, ma l'hai pagata? No, che pagata? È il mio premio stato. Ma il tuo premio? Solamente due baci. E tu meriti due baci. E che c'hai avuto più di me? Perché gli ha dato due baci? Io devo fare articolo. E io ho scopato meglio, scopo meglio di te. Ah, scopi meglio di me, c'è Mauro. Ho vinto! Mica ho deciso io di vincere! Vabbè, però! Guarda come ho scopato bene, guarda. Non c'è un fazzolettino per cioè te. Io devo scrivere che tu hai scopato meglio di me, devo portare l'articolo queste redazioni. Cioè, fai questo nella vita. E vabbè, allora dimmo pure a me che scopo, così ma rimedio pure io una donna, no? Ti sta dando zappa sui piedi. Vabbè, allora devo scopa, scrivere. Hai appena detto che ho scopato meglio va io. Va bene, allora. Ammetti, Niki Giusino. Ha scopato. Ha spazzato. Non ci prova. Ha scopato. Ha scopato meglio di Mauro Fortini. Ha vinto, vabbè. Sarà per la prossima volta. Se non te la soffio pure la prossima volta. Beh, però c'è di questo, io ho qualche anno più di te, sarei più giovane di me, ma io ho più esperienza di te, caro amico. Però fino a mo' ho vinto io, scusa. Vabbè, saranno gli amici. Capirai, chi se lava più il viso? Mo' me ci faccio pure la fotocopia. Guarda, mi faccio la fotocopia. Sei levato il rossetto? No, l'ho stampato sul fazzoletto. Ma che fai dopo? Che fai? Lo metti dentro il quadretto? Me lo incornicio e lo mostro ai TG. Ah, bravo. Così dico, ho scopato meglio di Mauro. E allora, prima di darvi appuntamento alla prossima puntata, vi dico che anche io mi rimbocco le maniche e vado ad affrontare la prova con i miei naufraghi, perché assolutamente non va. No, vabbè, regia. Io, allora, tu innanzitutto salutatore dovresti stare con gli altri salutatore. Quindi non ti preoccupare, non c'è problema, non c'è problema. Vabbè, salutato, ormai è che te mando via, dai. Allora andiamo insieme, dopo raggiungiamo i ragazzi, andiamo. Va bene? Certo, è che sto qua a fare solo la conduttrice, no? Okay. Se può fare. Dai. Mi sa che se mi hai interrotto mi vuoi dire qualcosa tu. Sì, vai. Sì. Allora, una notizia strepitosa. Abbiamo un grandissimo contributo di una stragnocca, di una persona straordinaria, lo dico? Isolana pure lei? Isolana! Lo posso dire? Dillo! La grandissima Carmen Di Pietro! Vai. Ciao Carmen! Ciao Carmen! E allora, salutatore, io direi a questo punto rimani con me, salutiamo tutti i nostri amici a casa insieme, vai! E volevo salutare prima l'Isola dei Famosi, tutti gli isolani. Ciaone! Ci siamo anche noi dall'Isola dei Fenomeni. Diamo del filo da torcere, eh! E un saluto a tutto quanto il web, a tutti quanti gli utenti che ci seguono, direttamente insieme alla bravissima e bellissima Giorgia. Oh, grazie. E allora un bacio e alla prossima puntata dell'Isola dei Fenomeni. Ciao. Vede signor, a Roma mancano i turbini e ci siamo noi. Ma che voi? Oh, c'è stato pure noi! Ma raga, aspettate! È arrivato dopo! Ha pulito tutta! Ha pulito tutto il mondo!
culo! A quest'ora venite! Allora, ma falla finire che sta fa finta le pulita! È venuto in tanto, è venuto, ma dai! Dai, taglio, taglio! Qua, vedi pure qua! Pulisci là, pulisci bene là! Avevo pulito! Vai, la zoppa! Pulite, non scopare, non litigare! Guarda, ragazzi, sbrigatevi! Dal Giappone con furore! Pure il giapponese, ce l'hanno pure la mano! Ciao da Carmen Di Pietro senza trucco, stando sull'isola dei fenomeni. A fenomeni, un bacino!